La Vastese torna a vincere, lo fa battendo 3-1 il Fabriano Cerreto, in un match fondamentale per rimanere in zona playoff. Con la vittoria ritrova Amelio e Leonetti rispetto al match perso contro l'Agnonese, varando il consueto 4-3-3. Tra l'altro schieramento speculare da parte del Fabriano a caccia disperata di punti per evitare la retrocessione diretta. La Vastese ha un buon approccio al match, ma la prima occasione è per gli ospiti. Dagli sviluppi di un angolo, Zuppardo prova il colpo di tacco sul primo palo, ma viene murato in maniera forse provvidenziale da Tedesco. Dagli sviluppi del successivo corner, la Vastese riesce a riconquistare il pallone con Tedesco che arriva fin dentro l'area, non trovando però poi la porta. Due minuti più tardi De Feo vorrebbe il calcio di rigore per un presunto tocco di mano di un avversario, ma il direttore di gara lascia proseguire. E ancora Tedesco, un minuto più tardi, a raccogliere un cross di Cane, non riuscendo però ad inquadrare la porta. Il gioco si ferma poi per un paio di minuti per gli infortuni di De Chiara e Fumanti, con quest'ultimo che lascia il campo in barella e sarà accompagnato in ospedale per accertamenti. Dovranno lasciare il campo entrambi, a favore di Casciani e Tafani. La Vastese tira un po' il fiato e poi colpisce la mezz'ora. Fiore è bravo a raccogliere una corta respinta di Spitoni, dopo un tentativo di Tedesco, e portare avanti i suoi. Al 39esimo ancora padroni di casa, una discesa sulla destra di Cane e con Tedesco che sul primo palo non riesce ad impattare bene con il pallone. Nel finale pressing del Fabriano a caccia del pareggio. Zuppardo vede il movimento di Cusimano, ma Camerlengo si oppone al diagonale del numero 10 ospite. La ripresa si apre con la pressione del Fabriano che costringe la Vastese nella propria metà campo, senza però creare grossi pericoli. L'occasione arriva però prima del quarto d'ora, quando il direttore di gara giudica falloso un contatto in area tra Marchionni, entrato da qualche minuto, e Amelio. Tra la disperazione del difensore e le proteste dei suoi compagni, Zuppardo indovina l'angolo, con Camerlengo che non arriva a fermare il tiro dal dischetto che riporta in parità gli ospiti. La reazione della Vastese è in un tiro a giro di Fiore, su cui Spitoni però si fa trovare pronto. Al 21esimo l'estremo marchigiano non ha invece un'ottima uscita dagli sviluppi di una punizione, con Stivaletta murato quando il gol sembrava ormai cosa fatta. La Vastese rischia grosso al 26esimo, quando Camerlengo ferma in qualche modo un tentativo ravvicinato di Bogio, con fischi che si levano dalla curva d'Avalos per cercare di spronare gli aragonesi. La gara però svolta in meglio per la Vastese di lì a poco. Dagli sviluppi di un angolo De Feo riesce a girare in acrobazia le spalle di Monti, riportando avanti gli aragonesi. Qualche istante dopo Forò rimedia il secondo giallo, lasciando i suoi in 10 al 32esimo della ripresa. E Leonetti a mandare i titoli di coda. Il bomber della Vastese è pronto sul secondo palo a raccogliere un cross dalla destra e firmare il tris per i padroni di casa. Per la formazione di Colavitto matura così un successo che dà anche morale, mentre il Fabriano dovrà cercare altrove i punti necessari per salvarsi. Mister, una Vastese da Dr. Jekyll e Mr. Hyde finora in campionato, anche un po' oggi. Prima molto bene, poi in difficoltà su quel pareggio su calcio di rigore, poi è stata capace di chiudere la gara a proprio favore. Sì, ma oggi era importante vincere. Però riflettevo e dicevo che se questa partita l'avessimo giocata a novembre saremmo qui a decantare la Vastese dei miracoli, la Vastese dei giovani, la Vastese dei ragazzini. Perché oggi comunque, secondo me, al di là di un paio di occasioni che comunque hanno creato il Cerreto, la squadra ha sempre cercato di giocare, ha sempre cercato in tutti i modi di fraseggiare, di cercare il gioco per finalizzare. Quindi sono contento perché i ragazzi così passano una Pasqua serena, perché è una partita da un enorme tasso di emotività, sia da parte nostra che da parte loro. Alcuni hanno detto spesso in questa parte di campionato non felice, la Vastese non vuole fare playoff. Lei come vuole rispondere? Ma questi sono discorsi che fanno i tifosi. Cioè, io ho giocato tanti anni a calcio e credimi che non ho mai pensato di scendere in campo per non vincere. È lo stesso i miei ragazzi. I miei ragazzi stanno male per questo girone di ritorno. Però il girone di ritorno è qualcosa di tremendo. Vediamo anche le grandi, le big fanno fatica. Quindi a maggior ragione una squadra che ha fatto un exploit come l'abbiamo fatto noi, cioè ci può stare a livello inconscio. Ci dispiace perché potevamo stare sempre più in alto, ma vuol dire che così doveva andare. L'importante è che i ragazzi
ecco, si impegnano e stanno a posto con la loro coscienza. Mister, era importante oggi provare a prendere qualche punto in ottica salvezza, non sono arrivati, ma voi credete ancora ovviamente almeno nei play-out? Beh, sicuramente, anche perché voglio dire la partita secondo me è stata interpretata dalla mia squadra bene, abbiamo avuto specialmente nel primo tempo tante ripartenze, abbiamo sbagliato tanti l'ultimo passaggio, in alcune occasioni potevamo fare meglio. Direi che fino a quando poi l'attimo che abbiamo preso gol è perché c'è stato un infortunio a Fumanti, dovevamo metterci a posto un pochino dietro perché è uscito un difensore e non lo so, devo vedere bene perché sul tiro, il primo tiro dove il nostro portiere ha fatto la parata, non lo so poi se c'era fuori gioco o meno, questo però al di là di questo, dopo il secondo tempo siamo riusciti a pareggiare, la partita si stava mettendo in una certa maniera, poi purtroppo ho dovuto fare dei cambi perché me l'hanno chiesto, qualche ragazzo non ce n'aveva più, c'aveva i crampi, a quel punto là abbiamo fatto un paio di cambi per il discorso dei ragazzi e là quando abbiamo preso il secondo gol sull'angolo, una rovesciata che nemmeno lui se n'è accorto di aver fatto gol, ha fatto una prodezza, a quel punto là la partita è diventata difficile ed è sempre in salita.